Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di utensili da giardino. Questo andrà a sostituire l'attuale tagliaerba che utilizzo, che è a scoppio, che è anche lui semovente, che è anche lui con lama da 47, che funziona ancora bene, però porta con sé le problematiche relative all'utilizzo degli utensili a scoppio, ovvero principalmente, la faccio breve, l'elevata rumorosità e i gas emessi, quindi quello che andiamo a respirarci stando vicino all'utensile mentre lo utilizziamo. Vi ho fatto un'ampia panoramica riguardo a questo argomento quando vi ho parlato del tagliasiepi, dell'ottimo tagliasiepi a batteria sempre di questa marca, con il quale anche questo utensile si integra perfettamente con il sistema di batterie. E ora andiamo ad aprirlo e ci diamo una bella occhiata. Appoggio e chiudo. Molto semplice. Qui c'è il cuore del sistema, ovvero le batterie a 56 volt. Qui c'è installata quella da 5 ampere. È possibile installarle fino a 7,5 ampere. Il sistema e la costruzione è la medesima, quindi binari con strutture molto grosse che agevolano l'inserimento e l'uscita della batteria. Uno scatto molto solido. Lo sgancio comodissimo, qui abbiamo una sicura per evitare che il sistema venga utilizzato inavvertitamente da qualcuno senza la vostra autorizzazione, quindi questo magari ve lo potete tenere in casa e l'utensile lo posizionate nella vostra casetta da giardino. Qui abbiamo un piccolo, tra virgolette, chiamiamolo quadro, dove vengono date due informazioni, quella di anomalia e quella di non funzionamento per delle sicure. Ovvero, se voi lo lasciate chiuso, il sistema non funziona. Non funziona perché si parte dal presupposto che è in una condizione di chiuso, di chiusura, per il quale non deve funzionare. Per cui, se voi proverete a farlo funzionare, accendete. Qui comincerà a lampeggiare, indicandovi con i tre lampeggi che il sistema non sta per funzionare perché è in una condizione dove non è aperto per funzionare. Quindi lo riportiamo nelle condizioni di funzionamento e vedremo che se io clicco il tasto sicura più l'altro, il sistema parte. È a prova di bambino, è molto importante. Poi, se vogliamo farlo funzionare con il semovente, selezionando la velocità, sarà sufficiente premere uno dei due tasti che fungono da acceleratore e il sistema parte subito, è molto reattivo. Il sistema invece di taglio funziona con la leva di sicurezza più il tasto per dare l'avvio a tutto, quindi dovremo sempre prima premere il tasto principale, cliccare la sicura e poi rilasciarlo. Nel momento in cui rilasciamo la sicura, per riavviarlo nuovamente dovremo ripremere il tasto principale più quello di sicura. È tutto fatto apposta per evitare avvii accidentali. Questa è una cosa molto molto importante. Questa è la leva che serve per chiuderlo, più abbiamo delle regolazioni in base all'operatore. Qui abbiamo invece la regolazione dell'altezza di taglio, che è molto bilanciata, infatti vedete che non faccio grandi sforzi. Basterà con una mano
controbilanciare leggermente, ma è veramente morbido il sistema. Come in tutti gli utensili, se nel tempo mantenete lubrificati i sistemi di movimentazione, quindi quei quattro ingranaggi che ci sono, avrete sempre lo stesso funzionamento protratto nel tempo. È veramente molto morbido. Niente, io non mi dilungherei molto. C'è una grandissima attenzione per quanto riguarda la sicurezza, una buonissima cura dei dettagli, però è ora di provarlo. Lo provo affiancato al mio taglierba scoppio che ho utilizzato fino ad oggi, giusto per vedere un po' qualche differenza così alla veloce. E poi vedrò di andare a casa di qualche amico che sicuramente ha qualche metro quadro in più di erba rispetto al mio prato, per vedere come si comporta un po' in varie condizioni. Chi raccoglie l'erba, chi la lascia giù, chi magari c'ha un po' di pendenza. Che lo abbassiamo per te, ok, così riesci meglio adesso.
Ecco qua, si è fermato e io sono più stanco del taglierba, vedete che scarica la batteria, io sono scarichissimo perché veramente stargli dietro con questa pendenza è veramente pesante. Questo è tutto quello che sono riuscito a tagliare finora. Io direi che è veramente veramente ottimo. Si è fatto la salita in continuazione, guardate che pendenze gli ho fatto fare, qua è tutto in salita. Fai da te anche questo, mettiamo carica, Nella prova notturna sono stati tagliati altri 320 metri quadri, non ho fatto la clipettina con le schede informative perché era quasi mezzanotte, ero stanchissimo e avevo ancora la strada per tornare a casa. Comunque ringrazio tantissimo Giordano e Virgilio per le location. Ora, a distanza di un mese abbondante di prove e continuo utilizzo, cominciamo a tirare un po' le somme.
Il taglierba è veramente efficiente, si presta tantissimo all'utilizzo frequente per la leggerezza, per le prestazioni e per la praticità. La comodità di poterlo richiudere insieme alla leggerezza è utilissimo sia al professionista che deve sollevarlo e metterlo sui mezzi o insieme ad altri utensili e gli ingombra anche poco. È comodissimo per l'utilizzatore domestico che ha un minore ingombro, ha una praticità maggiore, per esempio io invece di doverlo portare tutte le volte dal garage, passando per il corsello, andare al piano del prato, ora me lo tengo direttamente sul balcone, sotto la caldaia, perché mi occupa veramente poco. Comodità assoluta. Altra cosa interessante, il sacco per la raccolta si riempie completamente. Quando, il tasto verde vi indica che è pieno, è veramente pieno. Infatti ve ne accorgete poi quando svuotate il sacco, la quantità di erba che è riuscito a raccogliere. Altra cosa degna di nota ovviamente è l'autonomia. Il cuore del sistema, queste batterie, sono veramente ottime. Considerate la seconda prova che ho fatto sul giardino in pendenza, molte aree solitamente Giordano le taglia col decespugliatore. Io a volte faticavo a stare in piedi per stare dietro al tagliaerba. Veramente, veramente ottima questa cosa. Nell'utilizzo fatto fino ad oggi, veramente solo buone impressioni. L'unico appunto che posso fare magari riguarda il cestello, che ha quel componente plastico in sporgenza che va a inserirsi nel corpo macchina per l'estrazione dell'erba. Nel caso di quello a scoppio, la scocca è completamente chiusa e quindi il cestello non ha bisogno di quel componente. A livello tecnico non cambia nulla sulla qualità del taglio, sulle prestazioni e così via. A livello pratico, quando io devo svuotarlo nei sacchi, mi impiccia un pochino. Altra cosa interessante è la possibilità che ha questo taglierba di installare il kit mulching. Spero che sia disponibile a breve, se non brevissimo, spero di potervelo mostrare. È un sistema che, a differenza del taglio senza raccolta, dove comunque l'erba viene espulsa e cade in terra, l'erba viene trattenuta nell'area di taglio e viene sminuzzata a mo' di frullatore. Stay tuned. Che dire, questa è la base perfetta per cominciare a creare il vostro ecosistema di utensili della Eco. Infatti il taglierba arriva corredato di batteria 5 A, un caricabatterie rapido che, come vi ho già detto, vi permette di caricarla completamente in poco più di mezz'ora. Successivamente gli altri utensili vi basta acquistarli in versione solo corpo, ovvero senza batteria, risparmiando parecchi soldi, perché sfruttate comunque una batteria per più utensili. Io vi ricordo una cosa importantissima: l'utensile perfetto non esiste, esiste il perfetto utensile per soddisfare le vostre esigenze, per cui quello che per me può essere valido, per qualcun altro può non esserlo. Vi ho dato quindi l'opportunità di vedere un prodotto, avete la vostra testa, usatela. Non mi resta che salutarvi. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi. Se non avete attivato le notifiche, attivatele per non perdere i nuovi contenuti. Mi raccomando, condividete i miei video, condividete la mia passione. Ciao!